Mi chiamo Emanuele e sono un non vedente da quando ero bambino. Tuttavia, ho uno strano dono. Sono un eccellente disegnatore ritrattista e la mia cecità mi consente di vedere le persone per quello che sono nell'intimo, al di là del loro aspetto. Per tutta la vita mi sono difeso dal mondo con cinismo e freddezza, o il mondo si difendeva da me per paura di quello che ero. Vivevo di ricordi, di memoria sfuggente. Poi un incontro ha cambiato il mio modo di pensare, di percepire il mondo al di fuori di me. Una madre e sua figlia, immigrate dall'Africa, scampate dalla guerra, mi hanno ridato fiducia, calore. Mi hanno fatto riascoltare il canto di un cuore indurito dalla solitudine che per troppo tempo non avevo ascoltato. Ho scoperto di nuovo l'idea di famiglia. E per questo, e per il mio bizzarro talento di disegnatore, sono stato prima trattato come un fenomeno da barracone, poi giudicato, perseguitato, umiliato da gente senza scrupoli. Questo sono io. Questa è la mia verità. Questa è la mia storia.